dice in questo trattato? Comunicare come si evolve la situazione relativamente a fatti, programmi e direttive. L'aver conquistato la fiducia della popolazione portandola ad assumere un atteggiamento di collaborazione e disciplina non può essere considerato un risultato finale ed acquisito definitivamente. Mi fermo subito, la parola collaborazione e disciplina già ci fa intendere che l'obiettivo di questo trattato e di quello che stanno per dire è un obiettivo riferito al controllo sociale e quindi poter imporre, e lo dice lo stesso trattato, quello che vogliamo. Questo può essere accentuato nell'immediato manifestarsi della crisi, può essere rifiutato un momento dopo se non si chiariscono le funzionalità e le finalità delle direttive. Se non si diffonde la sensazione che i sacrifici e le privazioni richieste portano a risultati concreti e contribuiscono a migliorare lo stato delle cose. È perentorio quindi informare la popolazione sull'evolversi della situazione, insistendo costantemente su due fronti. Evoluzione dell'evento che ha scatenato la crisi, risultati ottenuti con gli eventi posti in essere. Un chiaro piano di comunicazione su questi due argomenti permetterà una più agevole accettazione delle misure adottate. Non solo, qualora il precipitare degli eventi lo rendesse necessario, sarà più facile imporre una disciplina più ferrea e chiedere sacrifici più duri. E torna il fatto, torna anche una parola molto forte, molto densa psicologicamente parlando, imporre una disciplina. Allora, uno si chiede, ma come mai una popolazione sotto stato di shock deve permettere che una disciplina venga imposta su se stesso? Perché? Magari, forse il perché risulterà facile capirlo, e forse per noi aquilani è risultato facile, perché tutto quello che è successo in questi 6 mesi di campi o di tende, e quindi le new town, i progetti, la mafia, la camorra, tutto quello che è arrivato, quindi forse il perché ci possiamo arrivare. Un excursus temporale personale. Io ho letto un libro che si chiama Shock Economy di Naomi Klein dal dicembre a marzo del 2009, quindi avevo appena chiuso questo libro fondamentalmente quando un mese dopo si è venuto a verificare un evento di shock sismico, il terremoto, che però purtroppo ha causato una sorta di shock economy. E lo stiamo vedendo adesso, lo stiamo vedendo con il proliferare di asili privati, per esempio, con il proliferare di tutta quanto una società che noi all'Aquila non conoscevamo, una società basata sul consumo, i centri commerciali, tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Non ce ne siamo quasi accorti perché probabilmente hanno sfruttato l'evento. Hanno sfruttato l'evento e vediamo come. Torniamo a quello che ci diceva il metodo Augustus. Quindi i rappresentanti dei media devono ricevere le informazioni unicamente da chi è addetto alla comunicazione e onde evitare che un'assunzione diretta di informazioni o dettagli contribuisca a diffondere notizie parziali e fuorvianti, questo non deve mai avvenire nella sala operativa. Bisogna limitarsi ai fatti, avendo sempre presente che nella priorità informativa va data la descrizione dell'accaduto, alla sua importanza per la zona di appartenenza per la popolazione, lo stato di salute delle cose dei cittadini. Tutto il resto, e sottolineo tutto il resto, e loro dicono approfondimenti, ragionamenti, dibattiti, segno di poi, previsioni future, intendimenti politici, andranno lasciati ai periodi successivi, quando saranno terminati i soccorsi e la località sarà tornata alla sua vita normale, saranno scongiurati gli altri pericoli imminenti. Torniamo all'Aquila. L'Aquila è tornata alla sua vita normale, se non mi sbaglio, dopo 2 anni dal sisma. Sembra che l'emergenza è uscita dopo 1 anno e 8 mesi o qualcosa del genere, quindi è tornata alla sua vita normale molto tardi, che poi non è la sua vita normale, sappiamo, perché non è quello che facevamo prima, però comunque l'emergenza è uscita molto tardi. In questo periodo noi ricordiamo quanto era difficile organizzare un dibattito, fare un volantinaggio che non fosse un volantinaggio ufficiale, lavorare nei campi in questo senso, nel senso della deistituzionalizzazione, ossia nel senso della riabilitazione della persona. Che cosa ha causato tutto questo nella popolazione aquilana? Ha causato una mancata elaborazione di quello che è accaduto. Nel momento in cui io non posso fare un dibattito pubblico, non posso parlare del mio evento, anche del mio evento stressante, perché questo deve essere lasciato a posteriori, e non posso elaborare quello che è accaduto,
io non uscirò mai da questo evento luttuoso. È come la funzione del funerale. Il funerale a che cosa serve? Non sì, serve a piangere, ma serve a capire che c'è stato un lutto e che la vita va avanti. La funzione del funerale sociale è questa, non serve ad altro, serve a capire che c'è una comunità intorno a questa persona, serve a capire che comunque bisogna andare avanti, che comunque bisogna voltare pagina a quello che sta succedendo. Questa cosa ci è stata impedita per 6 mesi. Impedita per 6 mesi per problemi legati alla comunicazione, a paura di non mantenere il controllo su quello che è successo, su quello che stava succedendo. E quindi siamo stati allontanati da questa elaborazione del lutto. Ancora, un altro modo per elaborare il lutto è rivedere e rivivere l'evento traumatico. La maggior parte della popolazione aquilana non ha mai rivissuto l'evento traumatico, perché non è mai tornata nella casa che gli è crollata, molta gente non è più tornata a vedere la propria casa. In più, nei primi periodi, molti sono stati allontanati dalla propria città, sono andati a vivere alla costa, sono andati a vivere in luoghi completamente lontani dalla propria abitazione e da quello che stava accadendo. E anche chi era nei campi non usciva praticamente, perché era un'istituzione praticamente totale. Parleremo ancora di istituzione totale. Allora, aggiungerei su quello che è stato detto a Goffman sull'istituzione totale, che non solo questo, ma anche la scansione dei tempi è molto ferrea. Anche nel metodo Augustus si parla di scansione dei tempi, tant'è vero che tutte le informazioni dovevano essere date alle 7:30 di mattina, alle 13 di pranzo e alle 19 la sera, alle 20 la sera. Ossia, nei tempi indicati per l'informazione della popolazione, i tempi del TG, i tempi delle informazioni. Questa è una scansione dei tempi. Al campo del globo, la mattina alle 8 c'era l'alza bandiera, la sera alle 8 c'era l'ammaina bandiera, anche quella è una scansione dei tempi. Il pranzo era determinato dalle 13 alle 14, la cena dalle 19:30 alle 20:30 o alle 21. Quindi tutto quello che si faceva era dato da una scansione rigida e ferrea dei tempi. Inoltre, le mansioni molto spesso si danno in situazioni di istituzione totale delle mansioni per poter alleggerire. La mansione delle persone che stavano nei campi all'Aquila, nella maggior parte dei campi, era non fare niente. Allora questo ti fa pensare a, dunque, il mobbing. Il mobbing come nasce, che cos'è? Il mobbing è non fare niente, è il non dare mansione alle persone. Quindi nel momento in cui io, che ho un'autorità, levo qualsiasi mansione alle persone, io gli levo la propria possibilità di organizzarsi, di vivere e di capire e di pensare al futuro. Le mansioni sono state levate. Allora, a questo punto, io posso considerare il campo, ma così anche l'albergo, un'istituzione totale. Lo posso considerare, primo, perché c'è dall'alto una direttiva che imponeva determinati movimenti o non movimenti alla situazione. Poi c'era il fatto che tutta la vita si svolgeva all'interno del campo. C'era la cucina lì, c'erano i bagni, c'era tutto, non c'era bisogno di uscire, si poteva mangiare, si poteva fare tutto nel campo. C'era la mancanza di mansioni e quindi eravamo chiusi. Quindi anche se c'era una permeabilità, ma una permeabilità relativa, perché comunque dovevamo esibire il documento per entrare o per uscire, e io stesso avevo forti difficoltà ad andare a lavorare in un altro campo che non era il campo del globo, tant'è vero che mi veniva chiesto addirittura, e una volta sono stato costretto a chiamare la polizia, la persona che dovevo andare a vedere, che per motivi di privacy non volevo e non potevo rivelare, e non mi volevano far entrare, nonostante avessi il tesserino come volontario, tutti quanti gli accreditamenti voluti. Allora non riuscivamo a capire il motivo per cui determinate regole erano così ferree e non si potevano superare, insomma, non potevamo fare un volantinaggio nei campi, non potevamo parlare con i nostri cittadini, e non si poteva fare. Quindi questo io ritengo che sia un tentativo di istituzionalizzazione della popolazione. Un tentativo di istituzionalizzazione della popolazione forse voluto. Quindi andiamo a parlare, torniamo un passo indietro nel nostro discorso. Se andiamo nel 1951. Nel 1951, anzi nel 1946, subito dopo la guerra, Russell Barton, un medico, lavorava come medico nelle truppe inglesi. Russell Barton aveva lavorato nei campi di accoglienza per sfollati della guerra.
aveva notato determinate cose. Aveva visto che in questi campi di accoglienza la popolazione era tendenzialmente apatica, quindi accettava tutto in maniera incondizionata, era tendenzialmente depressa, non vedeva il futuro in maniera positiva, cioè aveva bisogno dell'autorità per organizzarsi. Poi aveva una serie di movimenti stereotipati, delle cinestesie. Torniamo a noi e arriviamo a giorni quasi nell'ultimo ventennio, insomma, negli ultimi 20 anni, quando in Italia, l'Italia è l'unico paese senza perdoni, oltre il Canada. Che cosa è successo? C'è stata questa grandissima forma di deistituzionalizzazione, ossia le persone sono uscite dal manicomio. Quando le persone sono uscite dal manicomio si è visto che determinati sintomi che prima erano presenti nelle cartelle cliniche di queste persone, questi sintomi non esistevano più, non c'erano più. E mi riferisco appunto alle cinestesie e ai movimenti stereotipati. Che cosa sono in breve? Sono che ci muoviamo così, che ci muoviamo intorno, che magari andiamo avanti e dietro senza meta, che non riusciamo ad organizzare i propri movimenti senza avere un movimento quasi ossessivo. Prima pensavano che era proprio scritto, la schizofrenia crea cinestesie e movimenti stereotipati. Invece poi quando sono usciti dal manicomio non ce l'avevano più, c'erano tutta un'altra serie di sintomi, che poteva essere l'organizzazione del pensiero, potevano sentire le voci, potevano avere tante cose, ma queste cose non ce l'avevano più. Come non avevano più una forma di depressione, come non avevano più un'incapacità di progettare il futuro. Allora, per esempio, una delle problematiche più grandi di quando si è uscite dal manicomio è che molta gente non voleva uscire. Ma non è che non voleva uscire, perché aveva paura di uscire fuori, perché aveva paura di organizzare il proprio futuro. E quindi, per superarle, la torniamo ancora al metodo Augustus, si è fatto una determinata serie di cose. Una determinata serie di cose che sono molto interessanti. Dice, come Basaglia è riuscito a deistituzionalizzare la popolazione in manicomio? Attraverso le assemblee, attraverso l'informazione, attraverso il lavoro condiviso. Ossia, loro nei manicomi hanno cominciato a far incontrare le persone, a farle esprimere attraverso un lavoro assembleare. Il lavoro assembleare che da noi era negato. Quindi questa elaborazione del trauma, vogliamo chiamarla, questo lavoro di socializzazione, questo lavoro di stare insieme, non c'era possibile, non era possibile. Quindi tutto ciò che accadeva, che è accaduto all'interno di un processo di deistituzionalizzazione, noi non potevamo farlo, noi eravamo costretti in una situazione istituzionalizzata. Tutto quello che è stato detto sembra che lo abbiamo detto senza riferimenti teorici, no, le ricerche sono tantissime. E sono state fatte tante, me ne riferirò a due. Una è quella che ho portato avanti io, una è quella che ha portato avanti il professor Casacchia con la clinica universitaria. Io come gruppo Umana Solidarietà, che è una struttura internazionale di lavoro nel territorio in situazioni di crisi, e abbiamo portato avanti un questionario a circa 350 famiglie in 3 New Town per un periodo di tempo che va da 6 mesi, con un test e un retest. È uscito fuori che da un punto di vista clinico e medico ci sono forti problemi dovuti all'ipertensione, a problemi di cuore, problemi di diabete e tutte quante quelle cose che poi sappiamo che in realtà sono legate a situazioni di stress. Nell'analisi qualitativa, ossia parlando con le persone, perché questa ricerca è stata affiancata da un punto di ascolto della popolazione. In questo punto di ascolto della popolazione si è rivelato che le persone che venivano erano tendenzialmente apatiche, erano tendenzialmente depresse, erano incapaci di progettare il proprio futuro, avevano una grande facilitazione nei confronti della delega e dell'altro, ossia erano sicuri la maggior parte, ma tanto risolveranno, tanto ci ricostruiranno l'Aquila, tanto ci penseranno loro. E quindi io non faccio niente, perché tanto ci sarà qualcuno per me che ci penserà. E sono le stesse cose che vedevano Barton. Però attenzione, sono le stesse cose che ci dicono che anche può portare la sindrome post-traumatica da stress. Ma nella nostra ricerca abbiamo fatto una scala a parte in cui andavamo a indagare se c'era sindrome post-traumatica da stress. A grande sorpresa, la sindrome post-traumatica da stress praticamente non c'era. Vi dico, il cutoff era 66 di questa scala, noi abbiamo rilevato una scala di 33, quindi meno della metà di quello che doveva essere un caso limite per la popolazione.
Allora abbiamo fatto una meta ricerca, abbiamo visto che anche Casacchia aveva trovato lo stesso cutoff e anche lui aveva visto che nonostante c'erano problematiche relative allo stato di popolazione, ma comunque non era rilevabile una sindrome post-traumatica da stress. Allora le ipotesi a questo punto sono due: o la sindrome post-traumatica da stress c'era in maniera che ancora non si sviluppa e ci può stare, vediamo anche perché, oppure proprio non c'è e queste problematiche sono causate da altro e forse sono causate dalla gestione post-sismica dell'evento e forse sono causate da tutto quello che dicevamo prima, sono causate dalla mancanza di elaborazione del trauma, sono causate da un lungo periodo di istituzionalizzazione della popolazione e quindi probabilmente è questo forse il problema, oppure dicevamo prima il fatto di aver creato una forte latenza non ha permesso l'elaborazione dello stimolo precoce e quindi non ha permesso una sindrome che si instaurasse, una sindrome post-traumatica da stress nei tempi indicati che sono 6 mesi, 1 anno, ma forse ancora ce la dobbiamo attendere, forse ancora deve venire, perché abbiamo avuto un anno e mezzo di stop e forse questa sospensione può aver causato un ritardo in quello che magari ci accadrà. E allora, torniamo a altre ricerche, Rossi, con l'università di Arezzo, Pisa, che cosa ha trovato? Ha trovato che c'è un aumento di farmaci nella popolazione italiana aquilana in maniera assurda, parliamo del 130% degli antipsicotici, del 120% degli ansiolitici, praticamente consumiamo un'infinità di farmaci noi come popolazione aquilana e sembra che li consumiamo sempre di più. Adesso non sappiamo se questa ricerca era riferita al periodo subito post-sismico. Allora, la cosa bella e strana è che i dipartimenti di salute mentale e quindi la psichiatria ufficiale non ha prescritto mai un aumento dei farmaci, se non entrano i casi ai propri pazienti. Quindi chi è che ha prescritto i farmaci? I farmaci devono essere prescritti. Probabilmente sono stati prescritti dagli stessi medici del punto di formazione dei campi o dagli stessi medici della protezione civile. Sempre per lo stesso concetto, perché lo scopo della protezione civile nel periodo post-sismico era quello di tenere buona e calma la popolazione. Di fare in modo che noi in qualche modo non ci ribellassimo. Che cosa è successo intanto? Lo sappiamo bene e su questo non mi soffermo. È successo intanto che abbiamo avuto uno stravolgimento della città, abbiamo avuto le New Town, eccetera. Adesso, chiuso capitolo istituzionalizzazione campi, chiuso capitolo istituzionalizzazione alberghi, andiamo a vedere come e perché la nuova dislocazione sociale della città, ossia le nuove New Town, non favoriscono tutto questo. E qua ci andiamo a riferire a tutta quanta una serie di concetti che esulano dalla psicologia o forse marginalmente, ma si avvicinano molto di più all'urbanistica e a tutto ciò che è dell'organizzazione sociale e strutturale di una città. Allora, abbiamo detto che per uscire da una situazione istituzionalizzata c'è bisogno fondamentalmente di socialità, c'è bisogno di piazza, c'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno di conoscerci, di parlare, di elaborare quello che è successo. La strutturazione delle New Town è tutto il contrario di quello di cui abbiamo bisogno. Noi viviamo isolati in un luogo, non abbiamo possibilità, non dicono, io fortunatamente non vivo in una New Town, però per le persone che ci vivono, ma noi aquilani, un po' tutti, se non in alcuni luoghi, quale può essere questo, o quali possono essere altri luoghi che sono nati da contesti non istituzionalizzanti, lo ricordo, e magari ci possiamo fare un minimo ripasso in questo, solo questi magari ci possono, e forse solo questi contesti, questi nostri incontri possono liberarci, ma vivere in un quartiere dormitorio, vivere in un posto dove solo la tenda a chiesa è l'unico posto di socializzazione, quando noi magari avevamo un'infinità di posti, di luoghi di socializzazione, essere isolati, e la conformazione stessa non permette la presenza di una piazza, e qui torniamo al non luogo di Marc Augé. E quindi non è un luogo, è un non luogo dove viviamo. Come possiamo essere facilitati nel nostro percorso se questo è il contesto? È quasi deprimente tutto quello che sta accadendo, no? Nel senso, allora a questo punto andiamo a vedere quello che è successo in positivo, che forse è anche il nostro percorso, è anche il motivo per cui siamo qua.
E quello che è successo è positivo. È successo che qualche poco dopo il tempo del terremoto c'era qualcuno di noi che cominciava a puzzare tutta questa situazione, aveva bisogno di evadere, aveva bisogno di uscire, aveva bisogno di crearsi nuovi contesti e nuove realtà. Nacque Piazza del 32, nacque tutto quanto il movimento che andava contro tutto quello che stava accadendo. Eravamo pochi, non eravamo la maggioranza della popolazione, però comunque abbiamo fatto nascere un qualcosa che si andava a contrapporre, andava a mettere un po' il bastone fra le ruote. Forse non lo sapevamo, nel senso, noi non sapevamo ancora. Io personalmente, per esempio, non ero sicuro di tutto quello che stava accadendo, non conoscevo bene il metodo Augustus, non sapevo il perché di determinate regole, non sapevo del perché dell'imposizione di determinate cose, però comunque lo facevamo perché da un punto di vista di cittadini e di democrazia pensavamo che era giusto farlo. Poi abbiamo visto che è giusto farlo anche da un punto di vista clinico, da un punto di vista terapeutico, da un punto di vista sociale, è importante farlo, e forse quello ci ha salvato. Cioè, ci ha salvato il fatto che noi abbiamo cominciato a parlare con varie persone di tutta Italia. Paradossalmente, forse anche il G8 ci ha aiutato in questo, perché il G8 ha fatto in modo che tanta gente venisse qua, non solo il G8, ma non la gente del G8, la gente dell'anti-G8. Abbiamo cominciato a parlare e ad evolverci. Questo nostro parlare, questa nostra metabolizzazione del sentito, comunque è uscito, comunque in qualche modo ha aiutato. Io penso che se non ci fossero state queste situazioni saremmo ancora agli albori, saremmo ancora inebetiti. Un altro esempio che va a dimostrare quello che abbiamo detto sull'istituzionalizzazione dei campi, l'andiamo a vedere nella tempistica di quello che è successo, ossia nella tempistica di quello che è successo nel movimento cosiddetto politico delle carriole. Allora, il movimento delle carriole è uscito, mi sembra, a febbraio del 2010. L'ultimo campo è stato chiuso a novembre o dicembre 2010. Quindi esattamente 2 mesi prima di quando la popolazione, come se avesse avuto un insight, come se avesse detto: oh, ma che è successo? Fino ad allora c'era la gente ancora non si rendeva conto di quello che era successo, e anche la risposta di questo movimento delle carriole è così massiccia, c'erano migliaia di persone al centro storico che hanno avuto un lampo, un risveglio forse limitato di tempo, per un periodo di tempo limitato, ma comunque c'è stato, e c'è stato proprio quando sono stati chiusi i primi campi, quando la gente si è cominciata a svegliare e quando magari la gente è cominciata a rientrare dagli alberghi e a tornare ogni tanto all'Aquila. Quindi con questo io vorrei interrompere il nostro discorso momentaneamente, fare un minimo dibattito, vedere se qualcuno ha anche delle situazioni esperienziali personali di quello che è successo, e per poi poterlo riapprofondire in seguito.